Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi siamo qui con un nuovo fantastico video in cui sono partito in quarta direttamente proprio con il pull sparato, praticamente con un nuovo fantastico video che non è proprio riguardante Holly e Benji Zero, ma è un video chiacchiera, quindi semplicemente siccome li vorrei rollare per l'ennesima volta perché tutti i pull che ho fatto sui miei tre account che ho avuto fino ad ora è uscita tutta merda colata. Questo è il mio ennesimo reroll e quindi intanto che mi esce un giocatore decente da tutto sto sfrancatamento di reroll infiniti, ci facciamo un attimo due chiacchiere e due cose importanti sia su Zero che su Dream Team. Allora, partiamo dal concetto che in questo esatto momento sta venendo creata la pagina Facebook relativa a Capitan Tsubasa 0, che quindi troverete in descrizione. Logicamente la pagina in questo proprio istante sta venendo creata, quindi la troverete totalmente vuota, ma che più vuota non si può. E quindi spero che con il vostro aiuto, come sono riuscito a far rendere strong la pagina dei Cavalieri dello Zodiaco italiana, che quasi, dico quasi perché non è ancora la prima, è quasi la prima pagina in Italia con più utenza in assoluto. Spero di riuscire a rendere anche il gruppo di Capitan Tsubasa Zero uno strong gruppo. Quindi, per fare questa cosa, ho bisogno anche di voi. Sì, oggi sto schizzato. Ho bisogno anche di voi, e quindi vi invito ad entrare nel gruppo di Tsubasa Zero che troverete giù, sopra, di qua, di là, in descrizione. E quindi piano piano di imparare le piccole meccaniche del gioco insieme, perché la cosa in sé è che è insieme, perché nessuno sa realmente come funziona al 100% questo gioco. Non lo so neanche io che ci ho giocato sul Jap per 2 settimane, vabbè, capirei quanti sono 2 settimane, però comunque in linea generale ci siamo capiti. Giochiamo insieme, ognuno si scambia i consigli, possiamo mettere argomenti importanti come le tier list che già ci sono sui vari siti giapponesi, le possiamo condividere, possiamo commentare, possiamo fare, possiamo dire, e quindi ci possiamo scambiare opinioni, eccetera, eccetera. Quindi vi invito tutti ad entrare nella pagina che quindi troverete giù sopra da qualche parte in descrizione e quindi a formare un ottimo gruppo di Tsubasa Zero italiana. Ok, detto questo e non detto quest'altro, tralasciando che schifo di giocatori che mi stanno uscendo, parliamo un attimo di Dream Team. Tralasciando la mia profezia, cioè dell'altra notte che alle 5 di mattina faccio il video dove dico che tra poco uscirà un Snyder, subito! Whoppa! Vai Carmela, vai! E quindi, tralasciando il fatto che dicevo che praticamente Dream Team avrebbe puntato agli Hero Blu e sarebbe uscito un Dream Collection Blu europeo, tac, tac, è uscito subito Pierre. Quindi da ora io mi aspetto che praticamente la K-Lab dia un po' d'amore a questa squadra ancora di più, perché è la squadra che è rimasta dietro. Quindi prendiamo il Kaiser, va benissimo Kaiser. Baci, ma proprio baci a terra, baci alle mani. Se vai perfetto, vai a bombazza. Finché non esce Brian su sto gioco, per me sei il top. Quando puoi uscire a Brian, vai a casa, vai a casa. Comunque, tralasciando questo, oltre a questo, oggi c'è stata quella novità che è uscita così tra i vari leak a capocchiam. Praticamente di Robson Verde. Robson Verde latente, fantastico, stupendo, imperiale, zan 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 zan, papà, sciappa. Fino a qua ci siamo, tutto a posto. Però ci siamo dimenticati sempre una piccola cosa, che il Robson bello bellissimo imperiale, fantastico, stupendo, oh my god, è praticamente un Robson che uscirà in un banner al 3% e sarà al 90% esclusivo al banner al 3%. Ciò significa che per pullare nel banner al 3%, quindi il banner al 3%, e farci uscire il personaggio desiderato nel banner al 3%, non è che dobbiamo andare con 600 Dream Ball, dobbiamo andare con 2000 Dream Ball. Ma come si fa a prendere quel Robson? Cioè, il mio Kino sculerà con i tiretti da 1, cosa che sto considerando di shopparmi 10 Dream Ball per fare i tiri da 1. Al mio che qualcuno non scura con i tiri da 1, ma è impensabile, è totalmente impensabile che qualcuno si vada a fare il banner. Cioè, io lo farò perché sono scemo. Io sono scemo proprio dentro. Io ho proprio
la testa che non funzioni, su scema, è un altro discorso. Io sono mongoloide, sono handicappato e quindi ci proverò lo stesso, ma chi su scema? È un discorso a parte. Ora, tralasciandomi che su scema, quindi io su scema, su bacato, tengo la 104, non ci può fare niente. Però per una persona normale, che quindi non è totalmente scema, non è bacata, un banner del genere al 3%, raga, ma chi ve lo fa fare? Cioè, almeno che non c'avete la squadra europea verde già totalmente costruita, quindi totalmente fatta, vi serve solo quel piccolo sprint in più, sono perfettamente d'accordo con voi a buttarvi. Ma per chi ha una squadra in costruzione, quel 3%... è una pugnalata proprio nel cuore, 3%, ma che stiamo scherzando? Logicamente sempre contro qualsiasi cosa, personaggio europeo, un personaggio europeo, uno solo, logicamente, un personaggio europeo. Vabbè, guardiamoci il tra bello il trailer, wow, veramente? Nani? È stupendo! Wow! Esclusivi! Nani? Ok, comunque, stavamo dicendo, quel banner per me è una fottitura in culo di dimensioni incredibili. Cioè, io ci pullo nella speranza più che mi esca quel Brian, che in realtà non serve a niente, che mi esca Robson. Però, mo, ora come esce, esce. Quel banner è un'incolatura. È un'inculatura di dimensioni tremende! Tremende! Cioè, stiamo parlando di un banner al 3% e stiamo parlando di un personaggio esclusivo in quel banner. Cioè, neanche i World Cup stanno al 3%. Napoleon e Pierre sono stati gli unici mongoloidi che stavano al 3%. Tutti gli altri banner sono sempre stati a percentuale più alta. Ma di che stiamo parlando? Cioè, ci siamo costretti a pullare per un personaggio europeo in un banner al 3%. Io mi prenderei a capate da solo con la tastiera. Mentre perfettamente i giapponesi hanno sempre i loro bellissimi banner con 10.000 Dream Ball. No, 10.000 Dream Ball no, però 10.000 palloni neri in regalo, il personaggio garantito allo step. Hanno tutto, bello, perché essere giapponese è da vaga a credela. Se invece vuoi giocare europeo, sei la merda della merda, sei il Davakak dell'ino shitty shitty. Cioè, quello che io non comprendo, non mi piace, ancora non riesco a concepire. Ma perché? Che poi, tralasciando questo, togliendo un attimo da mezzo sta stronzata, abbiamo il Dream Collection. Dream Collection equilibrato come la merda su un canguro che vola. Ora voi direte, perché? Perché è un Dream Collection di merda. Ora non lo tengo ad occhio, quindi vado a memoria. Il Dream Collection si dovrebbe dividere in due fasi. Una in cui c'è praticamente Pierre, Gito, mi sono perso. Gito, il Tachibana e Galvan. Vabbè, ok, comunque, ok. E fine questo qua, non mi ricordo se Galvan è un altro. Ci sta, ci sta. Cioè, sì, è così, sì, giusto, giusto, mi ricordo bene. Ci sta, cioè, nel senso, ci sta per chi gioca Jap andare a cercare Gito e andare a cercare il Tachibana. Mentre dopo si va a dividere negli stranieri, di cui praticamente non c'è uno straniero europeo DC. Quindi in realtà ci sarebbe Chester che poteva essere messo in retap in modo da aiutare un pochino. No, invece, come Brian poteva essere messo in retap, invece no. Vabbè, comunque tralasciando questo. Il secondo, il primo, non mi ricordo come sono le trans del Dream Collection. Dopo praticamente ci andiamo a trovare Pierre, il Tachibana, mi devo ricordare, ah, Gentile e Pasquale. Qua ci andiamo a trovare praticamente un toto di praticamente un pool Dream Collection, tutti evoluzione latente. Bellissimo, per l'amor di Dio, però nessuno ci ha pizza con l'altro. Cioè, nel senso, se io gioco la sudamericana, vado a pullare in questo coso che me ne serve uno solo su quattro. Se gioco europeo rosso, che mi serve Gentile, mi serve solo Gentile, tutti gli altri mi sono inutili. Se mi serve il Tachibana, tutti gli altri mi sono inutili. Cioè, sono stati studiati in modo da farvi pullare più Dream Ball possibili da tutte le parti. O nel caso in cui vi servono tutti e due Tachibana, farvi fare tutti e due le trans, tutti e due i pezzi. E questa è una cosa che io fottutamente odio, perché è la maniera di spillare più brutta in assoluto. Non fosse che
I prezzi della Gelab sono prezzi osceni, perché ora, come ben sapete, in questi 2 mesi in cui io non ho giocato a Dream Team, qualche altro giochino l'ho provato, anche più o meno per avere un'idea generale, no? Facciamoci la multi gratuita. Ferm, buon, ok. Quindi in questo periodo qualche giochino l'ho provato, no? Perché sono voluto vedere un pochino come funzionava. Tutti gli altri giochi, se spendi 90 euro, praticamente ti danno la bellezza tra le 10 e le 15 multi. Qua praticamente con l'offerta. Oh, una palla SSR! Sì! Carmela! Carmela! Vamos! Cioè, così sembra una cosa brutta. Vamos! Carmelita! Carmelita! Maronna, Kick, Maronna. Maronna, io saccio che ci sei, Maronna. Questo è Genzo Hamburgo. Mi vuole far contento, io lo so. Questo è Genzo Hamburgo. Questo è Genzo Hamburgo. Genzo Hamburgo, dai, eh. Nitta shitter, nitta shitterin. Nitta. Go away, please, bitch, 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 bitch. Go, 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 go. Raga, dai, la suspense. La suspense, non voglio cliccare. Tutto auto, si deve vedere nel momento in cui esce Genzo Hamburgo e dice I am here. Cosa che non mi esce mai Genzo, tranne sull'account su cui non mi dovevo uscire, quindi. Mo, vedete che esce mo, vogliamo vedere che non esce mo, cioè mo che mi serve non esce, e sugli account che. Ah, poi tra 10 anni, quando questo account sarà ultra europeo, mi usciranno tutti i Genzo. Logicamente anche qua c'è il Dream Festival, quindi anche qua poi andremo a parlare di Dream Festival e cose così, c'è anche qua un pochino da tenersi aggiornati, non è propriamente un gioco totalmente passivo. Oh, l'SSR! Madonna Kick! Mi suggi! Mi suggi! Maronne, maronne, buono, considerando che la free prendo e porto a casa. Guardala che mamma mia, mamma mia, mi emozioni, quella testa gigante che giri in due. Eccolo qua, Galvan, parlando degli stronzi, escono gli stronzi. Mamma mia, mi succi, che emozione, che mi sento emozionato. Comunque, tralasciando le emozioni. Mi sento emozionato, mamma! Tralasciando le emozioni, praticamente questo DC, tranne per il fatto che un lato è praticamente totalmente latente, direi che è merda. Per come è stata sistemata la batch, non per i personaggi all'interno, per come è stato sistemato il banner. Non è un banner appetitibile a tutti, o almeno un banner appetitibile a un utente per un personaggio, cosa un po' bruttarella. Avrei preferito più un miscuglio diverso in modo da essere più appetitibile su tante piccole cose, però io attualmente parlo come il piccolo free to play che c'è in me, quindi che ha bisogno di personaggi in maniera veloce, quindi vorrebbe tutte le cose un po' più semplici. Logicamente me ne accorgo stesso io che magari sto un attimo parlando in maniera un po' troppo friendly, come se la club dovesse essere troppo friendly verso l'utente. Però comunque in linea generale non mi piace per come sono state sistemate. Una batch è fatta in un modo, l'altra è full latente, non si capisce un cazzo di niente, le nazionalità non ci appizzano una sega da nessuna parte. Avrei tolto le latenze, che per l'amor di Dio, i personaggi con le latenze sono quello che sono, ma avrei messo da una parte esempio un Brian DC che è europeo blu e dall'altra parte un Chester DC che è europeo blu, e quindi avrei un attimo bilanciato le cose, che poi tralasciando questo tutti e due sono under 16, che se ne va anche bene con il bonus che dà attualmente Pierre, quindi avrebbe schiattato tutti i Davae Cacdela, invece hanno deciso di no e di dire Fabio fuck your ass and that shit, you will not. Non lo so, tu non avrai ragione, cioè mi hanno pisciato in bocca, ha detto in maniera serena. Quindi non mi è piaciuta l'esecuzione, se la potevano giocare in maniera diversa, ma hanno scelto così e chi sono io per cioè, chi sono io per lamentarmi? Sono un piacere, che è Ren, lamentatore di professione, cioè mi lamento dalla mattina alla sera, non c'è una cosa per cui non mi lamento, cioè mi lamento proprio dalla mattina alla sera, ma proprio lamentele proprio con la pala. Ma proprio mi piace, proprio lamento a Gugu. Allora, tre attaccanti perché c'ho un Nitta fisso, quindi tre attaccanti, grazie. Il centrocampo è proprio della merda, cioè c'è proprio la merda il centrocampo. Sì, ma io l'ho fatto per mettere. Nitta, per favore, dai, su. Ok. Quindi, bella squadra del cazzo, devo essere onesto, totalmente inutile su tutta la fascia. Però
Però la porto a pensare di poterla potenziare. Se i pull non mi vanno male, questo sarà l'account che porterò avanti. Ma anche i pull di questa mi andranno male, quindi in maniera veloce, ho detto la mia su quello che pensavo del nuovo Robson, ho detto la mia sulla Dream Collection. Spero che qualcuno sarà d'accordo. Se non siete d'accordo, ragazzi, vaga che della, mi sono divertito a fare questo video. Veramente mi sono divertito veramente tantissimo. Anche se ho detto solo stronzate, forse perché ho detto solo stronzate, mi sono divertito un mondo. Anche perché sono andato a super velocità, mi sento drogato. Oggi mi sento molto meglio. Quindi, da Vaga Cacchedela, grazie a tutti per aver visto questo video. Vi ricordo che giù sopra sotto trovate la nuova pagina che quindi è stata in questo momento creata. Cioè, la sto creando ora mentre sto parlando con voi. Quindi, non lamentatevi se non c'è un cazzo di niente sopra ed è deserta. Ma piano piano, insieme, io so che ci riusciremo e la riempiremo. Piano piano. Con calma, piano piano. Per questo video è tutto, muchachos, e ci becchiamo alla prossima!